o si siedono quelli davanti o si alzano quelli dietro. Dovete trovare una compensazione qui davanti, vi prego. Non fate fare tutto un concerto con i fischi di quelli che non vedono. Allora, stavo dicendo, molta gente è venuta anche da fuori perché doveva essere una festa, come era stata una festa l'anno scorso, certo, in memoria della ferita dell'Aquila, però una grande festa popolare, una grande festa di cultura, una grande festa musicale che aveva coinvolto tutta la città, lo sappiamo bene, no? C'erano tenuti decine di concerti e poi quel magnifico concerto finale. E doveva essere così anche quest'anno si doveva ripetere. E poi è successo quello che sappiamo tutti, l'Italia si è fermata perché siamo un paese sismico, ahimè, e queste cose, anche se non ci auguriamo mai di doverle vivere, a volte capitano. L'Italia si è fermata e devo dire in uno sforzo di solidarietà ancora più grande forse di quello che si era manifestato per l'Aquila, perché le cose, come dire, perché la vita insegna e quindi fa capire meglio le cose, c'è stato uno sforzo straordinario da parte di tutti, da parte di tutte le istituzioni e da parte anche dei musicisti. Paolo Fresu, che fra poco chiameremo su questo palco, così ci racconterà lui in prima persona cosa è successo, però ha deciso di cambiare la manifestazione per motivi di ordine pubblico, non si è potuta tenere all'interno dell'Aquila e a quel punto è stata delocalizzata un po' in tutta Italia, ma poi ve lo spiegherà lui. Quindi noi ci troviamo questa sera alla fine di questi tre giorni, nella quale ci sono state una serie di attività, una serie di concerti un po' in tutta Italia, a festeggiare comunque qui all'Aquila, davanti alla Basilica di Colle Maggio, che è il simbolo di questa città, e siamo molto contenti, siamo onorati. Prima di chiedervi un applauso per l'orchestra, possiamo fare un applauso per tutti i musicisti che hanno suonato? Voglio sentirvi anche là in fondo però, tutti. Qui c'è il jazz italiano. Grazie dell'applauso che va a coloro che hanno suonato a Courmayeur, a Empoli, a Lampedusa, in tutta Italia. In tutta Italia il jazz si è aperto, il jazz è una musica straordinaria perché è una musica, intanto è una musica di cuore, è una musica improvvisativa, è una musica che spesso cerca delle soluzioni senza sapere bene quali sono. Il jazz è una grande metafora ed è veramente bellissimo che tutto il jazz italiano, perché quelli che sentirete questa sera non sono, nessuno di loro era presente l'altra sera, quindi c'è stato un ricambio di musicisti e sentirete veramente delle cose straordinarie anche questa sera. Ne parliamo fra un attimo. Voglio presentarvi l'orchestra del Conservatorio dell'Aquila. Alessandro Montanari è il suo direttore e apriamo con loro Orchestra del Conservatorio dell'Aquila. Shall be the humble, the good times, the road.
Thank you.
if it ain't got that swing. Do-la, 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 do-la. It don't mean nothing, all you got to do is swing. Do-la, 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 do-la. It makes a difference if you're sweet or not. If you're sweet or hot, just give the rhythm everything you've got. It don't mean nothing if it ain't got that swing. Do-la, 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 do-la. 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 Godetevi questo applauso. Molte grazie al direttore a nome di tutti quanti, grande performance, grazie per aver aperto questa serata, grazie a tutti voi. Belli, eleganti, tutti in tiro, le grandi orchestre di jazz sono una meraviglia. Allora, vorrei chiamare intanto sul palco Paolo Fresu, che da qualche parte è, eccolo, ciao Paolo. Il nostro piccolo, grande Paolo Fresu. Allora, ho già accennato al fatto che quest'anno evidentemente ci rivolgiamo ad Amatrice, che è stata appena ferita, gli aquilani lo sanno bene cosa vuol dire, e poi che c'è stata una festa in tutto il jazz, in tutta Italia, cioè da Courmayeur, come hai detto tu spesso tu, a Lampedusa. Quindi, come dire, il jazz italiano si è aperto all'Italia, non più solo all'Aquila.
Beh sì, non poteva essere diversamente. Stasera in contemporanea, voi siete qua numerosissimi, credetemi, da questo palco vedere questa massa enorme di persone è bellissimo, è un'emozione grande, quindi grazie, grazie, grazie da parte nostra, da parte di tutti che si chiamiamo anche prima. Ma non siamo soli, perché stasera in contemporanea ci sono concerti in tutta Italia, ci sono 25 città dove ci sono concerti, più concerti in alcune città, appunto da Courmayeur. A Courmayeur siamo addirittura, siamo stati in un rifugio a 3500 metri d'altezza quasi, poi a Lampedusa, a Torino, a Novara, a Milano, a Parma, a Bologna, a Firenze, a Pisa, ad Empoli, a Camerino, a Matera, in Sardegna, a Sant'Anarresi, a Nuoro, a Lecce, in tanti altri luoghi. Stamattina a Napoli, al Maschio Angioino, adesso sono arrivati gli organizzatori di Napoli, hanno portato l'urna chiusa con le donazioni di tutti i napoletani. E domani ovviamente faremo il conto di tutto questo. Ma, come sapete, l'obiettivo del jazz italiano che si mette insieme per questa giornata per Amatrice e la ricostruzione di un teatro, il Teatro Cinema Giuseppe Garibaldi. Lo state vedendo negli schermi, era un bellissimo teatro rosso, oggi è rimasto ben poco, cioè sono solamente un cumulo di macerie, ma noi vorremmo posare, forse non riusciremo con questa giornata a ricostruire totalmente il teatro, ma siamo fieri del fatto che il jazz italiano poggerà la prima pietra per la ricostruzione, nella speranza che poi ci siano anche degli altri. Ci sono una serie di donazioni possibili, vogliamo elencarne qualcuna? So che molti di loro hanno già contribuito e ve ne ringraziamo. Ovviamente sì, voi avete già contribuito, hanno contribuito oggi alla Casa del Jazz, questo pomeriggio c'erano quasi 1500 persone, stamattina un po' di meno perché c'era un sole cocente. Lo stesso meccanismo in tutta Italia, con tutte le persone che stanno seguendo i concerti e doneranno per la ricostruzione del teatro. C'è anche un sito per chi vorrà fare una donazione attraverso il computer, che è www.epela.com. Esatto, dillo meglio perché è detto www.epela, due con due P, una L, una L e una potevate trovarlo un po' più facile. epela.com/unteatroperamatrice. Ovviamente tutti i contributi che arriveranno cercheremo di gestirli noi direttamente, noi vorremmo seguire il corso delle vostre donazioni proprio fino al teatro, in modo che ci assumiamo personalmente la responsabilità proprio della ricostruzione, di ricostruire questo luogo. Grazie a voi. Ed è così che si fa. Se vi piace poi questa maglietta di Paolo, questa con il rosone, la Basilica di Colle Maggio dietro, credo che sia in vendita. Sì, ci sono anche in vendita le magliette, poi vi parleremo anche di un libro bellissimo, ma ve ne parlerà Ada Montellanico, che è la presidente dell'Associazione Nazionale Musicisti di Jazz, perché abbiamo fatto un bellissimo libro fotografico che racconta tutta l'esperienza dello scorso anno. Ci sono i volti dei musicisti, ci sono i nomi, ci sono i testi, ci siete anche voi, ci sono molti di voi in questo libro. E io chiudo, esco, non voglio prendere spazio, dicendo che il vostro applauso, il vostro applauso vorrei condividerlo con chi ha lavorato in tutto questo periodo, questo anno, per il jazz italiano per l'Aquila, che oggi diventa il jazz italiano per Amatrice e per gli altri comuni, soprattutto da giovedì scorso, quando tutta l'Italia si è alzata, come dire, scoprendo che c'era un altro sisma, un'altra tragedia. Abbiamo ricostruito il jazz italiano per l'Aquila da un altro punto di vista. Voi così numerosi ci avete dato fiducia, noi di questo siamo felici. Io condivido il vostro applauso, il vostro ringraziamento con Ada Montellanico, che rappresenta l'Associazione Nazionale dei Musicisti, con Gianni Pini, che rappresenta il Festival Italiano di Jazz, e con la Casa del Jazz di Roma e Luciano Lizzi. Grazie. Tante altre persone sono venute da ringraziare, ma lo faremo dopo. Grazie tanto. Allora, come avete sentito, il jazz dà una mano anche a ricostruire le ferite del nostro tessuto urbano, ma secondo me il jazz, soprattutto come la musica, come l'arte, è una carezza, è un'accoglienza, è un calore, è lo stimolo a essere creativi. E quindi su questo palco questa sera vedrete un sacco di gruppi veramente fantastici, ma a presentarli devo chiamare un mio vecchio caro amico che a sua volta è un musicista, un songwriter, è un cantante, Nick the Nightfly. Grazie Carlo, ciao, buonasera a tutti. Nick è in onda, credo che ormai lo sappiate, da circa
non so, credo due generazioni praticamente a Radio Monte Carlo, credo che sia stata fra quelli che ha messo giù la prima pietra a Radio Monte Carlo, e fa una fantastica opera di divulgazione del jazz, che in Italia, diciamoci la verità, non è molto amato e trasmesso da... È molto notturno, come tu sai, la musica jazz, anzi come anche la bella musica e il bel cinema e le cose che hanno a fare con l'arte in genere sono sempre molto tardi, la sera. A parte questa sera, come diceva Carlo, c'è il meglio del jazz italiano questa sera, diversamente dagli artisti che c'erano l'anno scorso. Stasera ascolteremo degli artisti straordinari. Quindi a questo punto vi chiedo, in tutta amicizia, un grande applauso per Nick the Nightfly. Wow. Thank you very much. Grazie Carlo. È un piacere vederlo, io mi ricordo i primi anni in Italia, vedevo Mr. Fantasy. Quanti di voi ricordate Mr. Fantasy? Era incontrarlo così adesso, vero? È un mito, Carlo, assolutamente. Allora io ho piacere, anche grazie all'invito di Paolo, di stare anche un po' con voi in questo luogo davvero straordinario. Mi sono emozionato oggi a vedere questa basilica. E ho il piacere adesso di presentare un altro artista che suonerà per noi. Per quanto mi riguarda, forse è il mio trombettista preferito, ma non soltanto lui, perché insieme con lui c'è un quartetto di musicisti giovani italiani straordinari che si fanno conoscere in tutto il mondo. Fabrizio Bosso è capace di suonare in tutti gli stili della musica, dal bebop al pop, al swing, al rock, e stasera avremo il piacere di sentire il suo quartetto con un po' di nuova musica, un pezzo molto originale. Per favore, un grande applauso per Fabrizio Bosso Quartet.
Grazie, buonasera. Grazie intanto per essere così tanti, calorosi. È un'emozione essere su questo palco perché la causa è importante e penso che sia importante in questi momenti rimanere uniti e questa è una dimostrazione sia per noi musicisti che per voi come pubblico. Grazie veramente di cuore. Io vorrei andare avanti con questo era un mio brano, era Minor Mood, e vorrei andare avanti con una splendida ballad perché ho trovato una connessione nel titolo di questo straordinario brano che si intitola The Nearness of You, quindi fa pensare alla lontananza e posso solo immaginare quanto sia difficile per le tante persone che sono state costrette ad allontanarsi dalle proprie case, dai propri affetti. Quindi dedico questo brano a tutte le persone che stanno soffrendo. Grazie. Thank you.
Nicola Angelucci. Grazie, grazie ancora a tutti coloro che hanno lavorato per la realizzazione di questo bellissimo evento. Grazie a voi per essere qui. Buona serata. Ciao. Yeah, noi suoni, grande sound e l'energia di Fabrizio Bosso con il suo quartetto. Grazie Fabrizio. È molto bello anche stare dietro il palco con tutti i musicisti che sono veramente felici di essere qua tutti insieme a tutti voi. Adesso vorrei chiamare sul palco, spero di non sbagliare il nome col mio italiano, però potete darmi una mano, perché vorrei chiamare sul palco alcune persone, anche loro molto importanti per quanto riguarda questa giornata. Vorrei chiamare il sindaco dell'Aquila, Massimo Cialente. Buonasera Massimo, e poi vorrei chiamare anche Nini Cotia, o Cutaia, che è il direttore dello spettacolo del ministro dell'interno italiano, e poi chiamare anche sul palco Filippo Sugar, che è presidente della CIA, e dobbiamo dire grazie anche a questi signori anche per questa splendida giornata, quello che succede. Sindaco, ci vuole dire due parole di questa giornata? Sì. Buonasera a tutti, è uno spettacolo eccezionale, allora grazie, siete veramente tanti, io vi ringrazio. Sappiamo bene, noi aquilani, poi ci sono quelli che sono venuti stasera, di come questa doveva essere la giornata del jazz meravigliosa come quella dell'anno scorso, che servì tanto, vi ricordate, per ridarci una spinta, per ridarci un'aspettativa. Poi col dramma di Amatrice avevamo deciso di non poterla fare qui, perché un giorno di festa, sapendo il dramma che solo noi conosciamo fino in fondo, che stanno vivendo a pochi chilometri da noi, fratelli da sempre come cittadini di Amatrice, non l'avremmo potuto fare. E lo stesso organizzatore Paolo Fresu, il mondo del jazz, aveva detto non ce la sentiamo anche, più. Sindaco, hai detto un nome magico, perché vorrei chiamare anche Paolo su Paolo, vieni, grande applauso. Così invece di un trio facciamo un quartetto. Allora, con Paolo stesso, quella mattina ci sentimmo in un minuto, lui vedeva le immagini in TV, io ero lì, dicemmo vabbè, lasciamo stare. Poi piano piano abbiamo cominciato a pensare che probabilmente la giornata per l'Aquila doveva darla per Amatrice. Il mondo del jazz italiano, che si era organizzato per 700 musicisti, abbiamo detto diamole ad Amatrice e facciamo una grande operazione. Pensate che oggi su 25 piazze italiane c'è stato jazz, c'è stato un concerto questa mattina sul Monte Bianco a 3500 metri, e questa sera stanno suonando a Lampedusa. Il jazz italiano sta attraversando l'Italia per Amatrice. Io vi do il ringraziamento commosso da parte di Sergio Pirozzi, il sindaco di Amatrice, perché lui, io ho chiamato lui e gli ho detto Sergio, che facciamo? Lo facciamo all'Aquila per Amatrice? Lui si è messo a piangere per telefono e mi ha detto ringraziati, stasera non è venuto qui, io lo so perché e lo capisco, perché sta girando tutte le tendopoli, mi ha detto saluta tu. E voglio dire due ultime cose, e ricostruire il cinema di Amatrice, l'avete visto, il cinema Garibaldi, il cinema teatro, e oggi ho sentito l'intervista del sindaco che già me l'aveva detto, vedete, noi ci siamo passati, quando tu perdi un pezzo tuo identitario di un posto dove hai passato la tua vita e dove sei cresciuto. Il sindaco diceva, e come no, il cinema è dove io ho cominciato ad andare al cinema con mio padre, dove ho visto i primi film, i western, i spaghetti e così via. Sono pezzi di vita e noi sappiamo che sono aspetti identitari. Io spero che in questo momento e da questo momento la raccolta dei fondi per il cinema teatro Giuseppe Garibaldi, anche questo dà il senso di che cos'è l'Italia, no? Chiamare un cinema teatro Garibaldi è bellissimo secondo me, che si possa ricostruire. Io auspico, conoscendo le difficoltà della ricostruzione pubblica, che non è colpa di nessuno ma il sistema italiano, che si riescano a raccogliere i soldi in modo tale che sia il mondo del jazz italiano
che possa, d'accordo con il comune di Amatrice, cominciare a ricostruire subito, perché noi, anche noi, avremmo subito bisogno del ridotto del teatro comunale, ed è importante che quelle comunità ripartano subito e noi possiamo stare vicini. Ultima cosa, io ringrazio chiaramente la SIAE, ringrazio tutto il Jazz, Paolo e tutti quelli che hanno organizzato, e voglio però ricordare una cosa che mi ricordavano adesso. A Tempera, una nostra frazione, c'è un asilo nido che è partito, 35 bambini che gestiscono meravigliosamente delle ragazze in cooperativa, e la prima pietra e gran parte di quel finanziamento, forse loro se lo sono scordati, nacquero perché il Jazz Italiano organizzò uno spettacolo e raccolse soldi. E non ci avete tempo, ma se venite a Tempera vedete che quei soldi li abbiamo spesi bene per una cosa bella, un asilo nido. Sarà bellissimo rifare il cinema teatro di Amatrice. Dopodiché io ne approfitto, perché ormai io la faccio tosta, ho fatto un'altra proposta e finisco, vieni qui Paolo, a nome di tutti, e ci daranno mano anche la SIAE e chiaramente il Ministero. Di cosa c'è bisogno? Di ricreare vita. Allora, perché non approfittare del fatto che il Jazz tornerà all'Aquila ad Amatrice e organizzare prima di questo appuntamento che i ragazzi facciano degli stage, i ragazzi che suonano dei conservatori, i giovani, facciano un stage di 15 giorni ad Amatrice che si riempie di musica, di suoni e di nuova aspettativa. Noi daremo tutta la mano e sono sicuro che lo faremo tutti, perché Amatrice deve tornare a vivere come stiamo facendo noi. Grazie a tutti. Grazie Sindaco, grazie, grazie mille. Passiamo anche la parola a Filippo Sciuga. Filippo mi ha detto no Nick, non voglio parlare, no, ha detto Filippo tu devi dire qualcosa, perché grazie anche al tuo supporto e tuo appoggio siamo tutti qua insieme stasera grazie alla SIAE. Sono solo presidente, ma è il supporto e il calore di 83.000 associati che vivono grazie alla loro arte e che con la loro arte migliorano la vita di tutti noi. Questa sera la musica è un balsamo che ci fa stare meglio, ma è anche una grande opportunità di solidarietà, e io sono felice di tutto quello che abbiamo fatto per l'Aquila, sono felice di quello che possiamo fare stasera. E sono impegnato a far sì che altre manifestazioni di questo tipo possano aiutare a lenire le sofferenze. Grazie Filippo. Adesso anche Nini, due parole. Insomma, devo dire che il ministro Franceschini ha molto voluto questo progetto. L'anno scorso è stato un progetto molto importante, io non c'ero, mi occupavo d'altro, ma mi hanno raccontato. E il racconto era davvero entusiasmante, era davvero molto molto importante, una comunità di musicisti che insieme alla comunità si riuniva per un progetto molto molto serio. L'intenzione era diversa, come sapete, quest'anno, però il sindaco Cialente ha detto magnificamente quello che è stato e come il mondo del jazz ha saputo insieme probabilmente alle istituzioni che in punta di piedi aiutano questi processi, sicuramente il nostro ruolo è quello di farlo davvero in punta di piedi, ma diciamo con grande determinazione. Il mondo del jazz ha dimostrato, rispetto probabilmente a tanti altri mondi forse più strutturati della cultura e della musica, un'enorme generosità, e questo credo che vada veramente riconosciuto a Paolo Fresu, a Gianni Pini, a tutto il jazz italiano, e quindi grazie da parte delle istituzioni. Noi cercheremo di stare vicini. Grazie Nini. Paolo, due parole, che fai parte di questo quartetto e veramente noi... È troppo modesto Paolo, a volte gli vorrei dargli un pizzicotto e dire Paolo, ma guarda cosa c'è, ma voi guardatevi, è meraviglioso, per favore fatevi un applauso, che noi siamo troppi pochi qua per farlo. E grazie anche a Paolo. Allora, io
finisco qua e poi per tutta la sera non mi ripresento. Grazie sindaco, ci ha rovinato le vacanze dei prossimi 2 anni praticamente, per cui grazie di cuore. Noi saremo con l'Aquila, noi saremo con la Matrice, il jazz italiano sarà da oggi e per sempre con tutte le persone che necessitano. Speriamo soprattutto che non ci siano tragedie per le quali bisogna ancora dare una mano. Grazie. Grazie Paolo, grazie a tutti davvero. Grazie. Adesso ho il piacere, ma prima grazie per la vostra attenzione anche fra una canzone, fra un artista e l'altro, perché ci sono tante persone che dobbiamo anche ringraziare perché siamo qua insieme per fare questa serata di solidarietà e per aiutare quelle meno fortunate di noi. Grazie davvero perché è difficile avere un pubblico così davanti, straordinario. Adesso ho il piacere di presentarvi un motore. Nel jazz, nel mondo della big band del jazz, le orchestre di una volta, quelle di Duke Ellington, di Count Basie, le paragonavano ai motori. Potremmo paragonarla a un Rolls Royce, no? A una Ferrari. E il personaggio che vi presento adesso, veramente lui è Rolls Royce, ma è anche una Ferrari. Italiano doc, grandissimo artista poliedrico in tutti i sensi, è simpaticissimo ed è sempre un piacere vederlo. Voi lo conoscete benissimo, per favore Aquila, diamo un benvenuto sul palco per Mr. Tullio D'Episcopo e il suo sestetto. Come on Tullio. Tullio. Dai, dì due parole, guarda che pubblico, che bella gente abbiamo stasera. Questa è la risposta, no? Assolutamente. È una grande emozione essere qua perché lo conosco quel vento caldo, quel vento di terra che arriva all'improvviso di notte. Abbiamo assaggiato a Napoli, in Campania. Lo conosco, aiuto, lo conosco. Ma è bello stare qui tutti assieme. Grazie per questa bellissima risposta. Grazie, Giulio. Grazie. L'importante non deve finire qui questa serata, capisci? Ma l'importante è non abbandonare questa gente. Fare altre cose, noi possiamo fare tanto, stare assieme e fare tanto, ma non a così, a bla bla bla, fare, cioè. Non ti abbandonerò mai, sempre in tuo cuore. Grande. Voi siete la risposta giusta. Grazie, grazie Tullio. Adesso ascoltiamo la tua musica con il suo sestetto. Mr. Tullio, l'Episcopo. Thank you.
Sergio Pelella. Domingo Lombardo, Bruno Marente, Luigi Di Nunzio,
Giulio! Giulio di Disco Pro, Sestetto! Grazie Giulio! Mi sa che Giulio con questo set si è appena scaldato. Si è scaldato, adesso sarà pronto a suonare. Però come vedete ci sono tanti musicisti questa sera del mondo del jazz che verranno sul palco a suonare per noi, perciò ognuno ci regala qualcosa dalla loro musica. Adesso mentre aspettiamo il prossimo artista, non so quanti di voi eravate qua l'anno scorso per il jazz per l'Aquila. Quanti di voi c'eravate qua? Posso vedere il pubblico? Ah, un sacco di persone. Ed è stato un evento straordinario, veramente straordinario. E ci sono tanti diversi modi con cui ricorderanno quello che è successo l'anno scorso. E un modo in particolare, hanno fatto un libro bellissimo di tutta la manifestazione dell'anno scorso. E vorrei chiamare sul palco insieme con me per presentare questo libro e farcela conoscere, Ada Montelanico, che è una cantante jazz della musica italiana straordinaria, ma anche presidente della MIGE, che è Musicisti Italiani di Jazz. Ciao Ada! Ciao a tutti! È bello che c'hai sotto braccio questo bellissimo libro. Ci racconta di questo libro, Ada? Bellissimo la visuale da qui, tutta questa gente. Grazie a tutti di essere venuti qui in tanti. Allora, io sono qui per presentare un'opera d'arte, lo posso ben dire, perché è un libro che abbiamo realizzato noi dell'Associazione di Musicisti di Jazz, che siamo uno degli organizzatori dell'evento scorso dell'Aquila e di questa nuova rimodulazione della giornata. E ci piaceva poter documentare questa giornata, perché per quanto riguarda il jazz italiano è stata una giornata storica, e forse non solo per il jazz italiano, ma per tantissime persone, per le 60.000 persone che sono venute l'anno scorso all'Aquila. E quindi abbiamo, questo è accaduto in pochissimo tempo, in 2 mesi, abbiamo chiesto a tutti i fotografi che gentilmente ci hanno concesso e ci hanno offerto i loro magnifici scatti, e la cosa bella è che c'è una documentazione, ogni pagina è ogni gruppo che ha partecipato all'Aquila, e non ci sono solo foto ma anche testimonianze. Ci sono moltissime immagini del pubblico, quindi moltissime immagini anche vostre, di tutti gli organizzatori che hanno partecipato a questo evento di jazz, dei fonici, degli uffici stampa, cioè di tutte le persone che hanno, e lo dico, lo voglio dire, lo voglio sottolineare, di tutte le persone che gratuitamente hanno realizzato l'evento dell'anno scorso e questo anno, perché noi musicisti siamo stati qui l'anno scorso e quest'anno. In maniera assolutamente gratuita per l'Aquila e per Amatrice. Questo lo voglio dire perché. Ada, raccontaci, dove possiamo trovare il libro? Allora, questo libro di 204 pagine con più di 350 foto lo potete trovare in un banchetto meraviglioso dove ci sono due grandissimi musicisti che insieme a me e insieme a Stefania Cenciarelli e a Maria Galindo, questi due musicisti che sono in questo banchetto davanti a Midi, alla regione Abruzzo, si chiamano Lucia Ianiello e Paolo Tombolesi, noi abbiamo lavorato insieme, l'editore è Claudio Corrivetti e si chiama Postcard, si troverà in tutte le librerie. Okay. Però stasera, allora tra l'altro voglio dire, questo è un libro veramente prezioso, lo potrete sfogliare, viene 25 euro, quindi è veramente una piccola donazione, perché i proventi di questo libro andranno sempre per il teatro Cinema di Amatrice, quindi il jazz italiano per l'Aquila 2015. Grazie. Mi raccomando, prima di andare via andatela a comprare, e grazie a chi ha partecipato. Grazie Adam, grazie davvero. Ho sfogliato prima il libro, è bellissimo, e ho visto alcuni di voi che siete nel libro. E perché non un saluto e un applauso per queste fotografe che sono davanti con noi, perché anche loro sono qua come musiciste a regalare il loro tempo, la loro arte, proprio per fare questa straordinaria giornata di beneficenza. Adesso forse siamo quasi pronti per i nostri prossimi artisti, e voglio presentarvi una leggenda del jazz italiano, un musicista che non è soltanto un musicista, un compositore,
ma anche un grande insegnante e un educatore della musica. L'ho visto tante volte insegnare ai giovani l'arte, la magia e l'amore per la musica jazz. E stasera si presenta con un nuovo progetto sul palco insieme per noi questa sera. E sto parlando di Mr. Giovanni Tommaso, questa sera con il suo trio sul palco di Jazz Italiano per Amatrici. Giovanni Tommaso! Buonasera a tutti, ho il piacere di presentarvi questo gruppo numeroso con la batteria Alessandro Paternesi. Alessandro, al pianoforte Pasquale Strizzi. Pasquale. Noi tre siamo molto contenti di essere qui per questa manifestazione molto bella, e stavo riflettendo prima, e lo dico a quelli che forse hanno la mia età, che di disavventure e disgrazie ne abbiamo viste molte, ma quello che è molto bello e ci caratterizza come popolo italiano è la solidarietà. E per questo io dico che siamo un grande popolo. Vi faccio tanti, tanti auguri. Tanti, tanti. Suoneremo tre brani miei. Il primo si chiama, facendo un po' il verso al grandissimo compositore George Gershwin. Io sono un po' meno grande di George, ma mi perdonerete. Lui ha scritto tra le bellissime cose un brano che si chiama Un americano a Parigi, e io ho scritto Un italiano a Parigi. Il secondo brano è un valzer, un waltz che ho dedicato ad Amatrice e si chiama Waltz for Amatrice. Il terzo ve lo dirò. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Grazie. Il prossimo brano, che è il nostro terzo e ultimo brano, è un brano che ho per, diciamo, per associazione di idee calza un po' col tema di stasera. È un brano intitolato SOS e sappiamo tutti che è un segnale di un grido di aiuto che si urla in genere per necessità. Io però, quando ho scritto questo pezzo, ho pensato anche a quelle persone che avrebbero tanto bisogno di aiuto ma non riescono a chiederlo. E allora credo che tutti noi potremmo fare un piccolo passo per cercare di capire quelle persone che hanno bisogno di aiuto e non lo chiedono, e così facendo si potrebbero salvare molte vite. Quindi a voi genitori, e io lo sono, vi invito così a riflettere se qualche volta negli occhi di uno dei vostri figli leggete un qualcosa che somiglia a una richiesta di aiuto. Diamogliela in quel momento, perché potrebbe rivelarsi molto importante. Bene, io vi ringrazio di nuovo, ringrazio Pasquale e Alessandro e suoniamo questo SOS e speriamo che vi piaccia. Buon ascolto. Thank you.
e Daliane, parametrice. Alessandro Paternesi alla batteria, grazie. Pasquale Strizzi al pianoforte, molto grazie. Giovanni Tomasi, contrabbasso. Grazie Giovanni. Come state? Posso vedere il pubblico, perché con questo faro davanti è difficile anche vederle. Ah, eccoci qua. Adesso è arrivato il momento di fare un po' di esercizi insieme. Heidi, 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 ho! Heidi, hey! Heidi, ho! Heidi, 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 hey! Avete studiato prima? Com'è possibile? Adesso voglio chiamare sul palco un mio amico, anche perché il mio italiano si è esaurito. Ho usato tutte le parole che so, perciò ho bisogno di chiamare di nuovo sul palco una grande voce che voi conoscete benissimo, Mr. Carlo Masserini. Carlo! Eccoci. Allora, due cose. Il libro di cui parlavate prima l'ho avuto fra le mani, finalmente l'ho visto, ed è un libro magnifico. Foto bellissime, fatto bene a chiedere un applauso per i fotografi, che molti dei fotografi che hanno contribuito al libro sono qui in prima fila. So che sta andando esaurito, costa 25 euro, immagino che ce ne sarà poi un'altra edizione, ma è veramente, vale veramente la pena, è veramente bellissimo. Prima anche cosa, perché Carlo ha visto che c'è la sua foto e c'è, c'è, ovviamente, c'è la foto, ha detto ne guarda, ovviamente la prima cosa che sono andato a vedere. Ovviamente. La seconda cosa che volevo dire, vogliamo ringraziare con un attimo un applauso anche la RAI, perché devo dire che molti si sono dati da fare su queste giornate del jazz, già all'Aquila l'anno scorso, di nuovo all'Aquila quest'anno. La RAI ha dato veramente un bel dispiegamento di forza, perché sia Radio 2 ha fatto dei GR, Radio 3 ha fatto una compilation di tutto quello che è successo, in onda nelle varie... in onda, scusate, questa è una deviazione, delle varie piazze, e Radio 1 sta trasmettendo in questo momento in diretta, quindi facciamogli un applauso alla RAI, che il suo ruolo di servizio pubblico quando serve se lo ricorda. Detto questo, Carlo, io mi lascio perché adesso c'è un premio importante. Sì. E serve il tuo italiano. Sì, va bene. Grazie Nick. Allora, Paolo e Ada Montellanico, li richiamo sul palco. Devo dire, non è passato molto tempo da prima, ma c'è un'altra cosa da sottolineare, che è la prima volta di questo premio, MIGI, musicisti italiani di jazz, di cui tu sei presidente, Ada Montellanico, avete deciso di tributare due premi a due decani del jazz italiano, perché la cosa bella, se posso dirlo, di queste manifestazioni, quella dell'altro anno e quella di quest'anno, è che si mischiano anche le età, non solo i generi. Jazz è una parola, poi all'interno del jazz ci sono mille maniere diverse di intendere la musica, ma anche tante età diverse, perché l'altro anno c'era, non so, Enrico Rava, che è uno dei grandi decani del nostro, e poi ci sono anche le orchestre di giovanili di jazz. Questi due premi credo che vadano invece ai decani, giusto? Sì, esattamente, vanno ai decani, la prima volta che lo facciamo, perché se noi siamo qua dopo tanti anni, ci sono tanti giovani, giovanissimi, che suonano il jazz benissimo ormai, molto meglio di come lo suonavamo noi quando avevamo 16-18 anni, in realtà è per l'esempio grandissimo di alcuni nomi di musicisti che hanno attraversato la storia di questa musica. Noi oggi come associazione musicisti vogliamo premiarne due. Prego di passare il primo video, perché non vi diciamo chi sono, ma secondo me ci arriverete al volo. Thank you.
Persona ed è? Franco Cerri. Franco Cerri, che lo ricordate, è una persona amabile, conosciuto anche per aver fatto uno spot leggendario quando c'erano ancora gli spot in bianco e nero leggendari, ricordate l'uomo in ammollo, e padre anche di un grande musicista che ha suonato con Eugenio Finati e tanti altri. Allora, la targa la dobbiamo però dare a un giovane musicista, giusto? Ecco, sì. Allora, quindi il chitarrista è Franco Cerri, ovviamente, e il trombonista è Dino Piana. Quindi noi. Loro sono i due premiati. Diamo prima il premio per Franco Cerri. Chi lo diamo? Io vorrei leggere questa motivazione che è un po' per entrambi e poi. Quindi insomma, proprio per riconoscimento a questi due grandi artisti, la storia del jazz europeo e mondiale. L'associazione MIDI, Associazione Musicisti Italiani di Jazz, conferisce un premio alla carriera al trombonista Dino Piana e al chitarrista Franco Cerri. Ad entrambi vanno riconosciute la passione e la professionalità nei confronti del linguaggio jazzistico che hanno contribuito a diffondere e a far crescere attraverso un'incessante, instancabile e creativa attività di composizione, interpretazione, produzione e nel caso di Cerri didattica. MIDI vuole con questo premio rendere omaggio, premiare e valorizzare due artisti che molto hanno dato a più di una generazione, lavorando alla crescita e all'originale sviluppo del jazz e della musica in Italia fin dal secondo dopoguerra. Il premio alla carriera verrà consegnato alla giovane trombonista Elisabetta Mattei e al giovane chitarrista Luigi Spirri in un simbolico passaggio di testimone fra generazione di artisti. Allora, ecco, tu sei incaricato di porgere il premio. Allora, i due musicisti non possono essere con noi stasera, Franco Cerri e Dino Piana, ma ci hanno mandato un piccolo contributo con un ringraziamento e un saluto a tutti voi. Prego la regia di mandarli. Scusate, ma mi sembra di aver visto fra il pubblico qualcuno che conosco e che anche questa volta voglio catturare. È Franco Cerri! Buonasera a tutti. Sono veramente dispiaciuto di non poter essere con voi oggi, ma se non posso esserlo fisicamente, lo sono con il pensiero e sono particolarmente vicino a tutte le persone che sono state colpite dal terremoto all'Aquila, come ad Amatrice, ad Accumoli, a Pescara del Tronto. Un caro saluto a tutti, in particolare ai musicisti che sapranno rendere questa serata più piacevole e leggera. Un grande abbraccio da Franco Cerri.
Abbiamo anche il contributo di Dino Piana, se ce l'abbiamo. Cari amici, per motivi familiari mi dispiace, ma non posso essere presente e di non partecipare alla festa, alla manifestazione. Sono onorato di ricevere il premio alla carriera che mi avete donato e vi ringrazio tutti con affetto, sperando di rivedervi presto e di suonare insieme. Grazie, un abbraccio a tutti. Funziona? Sì, funziona. Allora, proprio una battuta. Siete giovanissimi, siete due giovani jazzisti, ricevete, glielo darete poi, ma ricevete il premio per Dino Piana e per Franco Ceri, che sono due monumenti del jazz italiano. Ditemi una cosa, rivolgetegli un pensiero, pensate a voi stessi, al vostro futuro. Beh, è un onore fare questo passaggio, sperando che sia di buon auspicio per anche la mia carriera, sì. Sono assolutamente onoratissimo di questa cosa e ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile tutto questo. Consideriamola, come dire, un grande augurio per la vostra carriera, per la vostra e naturalmente anche delle vostre orchestre. Molte grazie, molte grazie. Grazie Paolo, grazie Ada. Vabbè, sono qua, li presento io. Allora, come dicevo prima, jazz molto molto diverso. Avete sentito del jazz e continuerete a sentire del jazz molto diverso per tradizioni, per stile, ma anche per anni. Quella che state per vedere adesso è un'orchestra che si rifà, è un'orchestra dell'Aquila fra l'altro, che si rifà agli anni 20, agli anni 30, agli anni 40, allo swing, al periodo in cui c'erano le coriste bellissime, tutte vestite bene, tutte vestite uguali come i musicisti che erano in smoking. Che meraviglia! Si entra, si torna indietro, signori e signori, si torna indietro nel tempo con la Crazy Stomping Club! Ma che meraviglia, ma quanti siete? Vengono da tutta Italia e anche dall'Aquila ovviamente. We'll be right back.
pianoforte Mattia Marroni, al trombone Giorgio Filippetti, alla tromba Giulio Filippetti, al sassofono Antonio Marinelli. E poi ci siamo noi, le Stomping Sisters, Valeria e Videa. Io sono Rita, noi siamo il Crazy Stomping Club e questa sera abbiamo l'onore di avere sul palco con noi Giorgio Cuscito. Che non va in questo
cielo c'è qualcuno che non sa più che ore sono. C'è chi dice va, c'è chi dice va, c'è chi dice va, c'è chi dice là, ah, c'è chi dice va, c'è chi dice là, ah, e non mi muovo. E c'è chi dice là, e c'è chi dice qua, ah, e io non ci sono. Tanta gente convinta che ci sia nell'aldilà, chissà cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. C'è qualcuno che non sa più cosa è un uomo, c'è qualcuno che non ha rispetto per nessuno. C'è chi dice no, c'è chi dice no, c'è chi dice no, c'è chi dice no, e io non mi muovo. Tanta gente ci sia nell'aldilà, chissà cosa, chissà. Quanta gente comunque ci sarà che si accontenterà. C'è chi dice no, 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 e non mi muovo. C'è chi dice no, c'è chi dice no, c'è chi dice no, c'è chi dice no, oh, e io non ci sono. C'è chi dice no, c'è chi dice no, c'è chi dice no, c'è chi dice no, oh, e io non ci credo. C'è chi dice no, c'è chi dice no, c'è chi dice no, oh, io sono. Thank you.
bravissimi, abbiamo sentito la musica, l'energia, la simpatia di queste ragazze con The Crazy Stomping Club featuring PG e Giorgio Cuscito. Wonderful. Allora, la serata, abbiamo ancora un sacco di belle cose di farvi ascoltare. Adesso, fra poco, arriverà anche sul palco un trio di un grande sassofonista che abbiamo già sentito all'inizio della serata. Però prima di presentarlo, voglio farvi sapere che dopo arriva anche un ragazzo che è un talento straordinario al piano, fa il stride piano, il piano un po' boogie woogie anche dai tempi che furono. Ragazzo giovanissimo che suonerà dopo da solo. E poi dopo c'è anche Raffaele Gualazzi che è arrivato da poco e suonerà Raffaele, però ci sarà anche il suo super ospite, Paolo Preso sarà sul palco insieme con lui. E poi c'è la big band di Mario Corvini con ospite Nick the Nightfly. Grazie mille. Invece adesso stanno preparando il palco per stanno preparando il palco per Maurizio. Allora vorrei approfittare anche a ricordarvi del sito anche dove voi potete andare a visitare, che è eperla.com, che è un teatro per amatrici, dove c'è il sito dove potete andare a visitare e fare anche il vostro contributo per ricostruire questo teatro, il teatro Garibaldi appunto amatrici. E poi ci sono anche le magliette, a parte le magliette che ci sono anche qua questa sera, c'è un sito che si chiama Worth Wearing, è una parola abbastanza difficile da dire in italiano, però vuol dire vale la pena indossarla, il sito worthwearing.com, e anche questo è un contributo per un teatro per amatrici. Poi vi ricordo l'SMS che è tuttora valido, anche 45 500. Una delle cose che a me piace di più di questa serata, a parte vedere tutte queste bellissime facce che si vede da questa parte, le persone, perché voi siete veramente, fate parte di questa serata insieme con noi, perché senza di voi questa serata non sarebbe assolutamente. E il fatto che nel mondo, anche nella storia della musica, quando di solito è la musica rock e pop che si mette insieme per fare delle grandi serate per solidarietà, ma forse questa è la prima volta, no, che succede che sono i jazzisti e che si mettono insieme, perciò questo lo trovo straordinario, perché è una musica che io amo e vedo che anche migliaia di persone in tutta l'Italia amano pure, perché come raccontava anche Carlo prima, oggi proprio dagli Alpi fino a Lampedusa c'erano i palchi nella città dove suonavano i jazzisti, ma tutti collegati con questo scopo comune per quest'anno, per questa associazione, ovvero per un teatro per amatrici. Adesso forse siamo pronto, quasi pronto sul palco per il prossimo concerto. E adesso vi chiedo ancora un vostro applauso per presentarvi. Voglio presentarvi anche i musicisti. C'è Enrico Morello alla batteria stasera e poi Luca Manuzza, che di solito lo vediamo al pianoforte, questa sera all'organo, e le musiche di Maurizio Gianmarco e il suo trio che si chiama Cinco Tribe. Enjoy the music!
Grazie ancora a Luca Manuzzi all'organo, Enrico Morello alla batteria, sono Maurizio Gianmarco. Questa è la mia composizione dal titolo Sandal Saints, e adesso vi suoniamo un altro brano che è un po' articolato, si intitola Rushed Surface. Sappiamo tutti perché siamo qua e è già stato ripetuto, credo, abbondantemente. Volevo ricordarvi però di fare una donazione per la matrice, diamo un senso a questa serata, quindi contribuite. Grazie a tutti. Thank you.
di Maurizio. Invece adesso abbiamo un cambio palco molto veloce, perché
quest'anno anche per jazziste italiane amatrici. C'è un ragazzo giovane, giovanissimo, italianissimo, viene dalla Calabria, un pianista straordinario, uno dei talenti italiani del pianoforte. Come diceva prima, lui suona un po' il stride piano, un po' la Fats Waller, Art Tatum, simpaticissimo, e avremo il piacere di sentire il talento di questo giovane ragazzo. Ah, ok, devono spostare il pianoforte. Oh, sono anche curioso di... Ma voi siete tutti dell'Aquila? Oh, anche un... Ragazzi, dove dormite stasera? A casa di chi? Avete preso albergo tutti qui all'Aquila? Intorno campeggi, non campeggi? Perché io la trovo una cosa straordinaria che vi siete spostati da casa vostra. Poi, domenica, domani mattina, si va al lavoro? È un po' no, però è una cosa bellissima, come la musica, che forza ha la musica, no? Di mettere insieme le persone. Poi vi ricordo dopo, del nostro amico adesso c'è anche Raffaele Gualazzi, che l'ho visto prima in formissimo, anzi non l'ho, quasi quasi non l'ho riconosciuto perché era dietro un'asta di un microfono e non l'ho visto. Non so se mi sta ascoltando adesso, però è veramente informissimo. E poi, quello che ascolteremo dopo è anche una cosa inedita, perché Paolo suonerà insieme con lui. Non sappiamo ancora che musica assolutamente suoneranno. Allora, okay, forse siamo ancora anche in diretta sulla radio, su Radio Rai, non so quale rete della radio, di Radio Rai. Però io lavoro da tanti anni su un'altra radio, che è Radio Monte Carlo, con il mio programma Monte Carlo Nights. Perciò saluto tutti gli ascoltatori di Radio Rai che stanno ascoltando in questo momento. Un saluto da Nick the Nightfly e tutto questo bellissimo pubblico che si trova qui all'Aquila questa sera. Fammi sentire, vai! Wonderful, wonderful. Allora, adesso per voi, un applauso come quello che avete fatto adesso per la radio, dovete fare per questo ragazzo. Si chiama Luca Filastro, piano solo! Thank you.
Diceva prima, alcuni dei tuoi idoli sono Fitz Waller, Art Tatum. E cosa ci hai suonato? Di chi erano queste musiche? Di Fitz Waller, Art Tatum, Willie the Lion Smith, il famoso pianista col sigaro e la bombetta. Fantastico. Luca Pilastro, grazie mille Luca, grazie per il tuo contributo.
adesso fra poco abbiamo un altro concerto bellissimo per voi. E stavo parlando adesso con Paolo e gli chiedevo, ma tutti i contributi della solidarietà di oggi per i jazzisti italiani e per Amatrice, come si sa quando, a quanto ammonta, dov'è? Mi diceva già a Milano, e ci sono state veramente, non so, forse 10.000 persone a Milano, al concerto di Milano, anche a Novara c'erano migliaia di persone, a diversi jazz festivals in tutta l'Italia. Insomma, voi sapete che anche qua c'è l'urna, che c'è qua anche, non so esattamente dov'è, per ricordarvi, anche se non avete già fatto un contributo e se volete, c'è l'urna qua, e domani tutte le urne, tutti i concerti in Italia saranno aperti e si farà il conteggio di questa bellissima giornata straordinaria. E quella che ascolteremo fra poco è una cosa anche molto, molto inedito, è un po' come il jazz, no? Quando due musicisti si incontrano, questa è una delle cose più belle della musica jazz, sempre magari puoi suonare la stessa canzone tutte le sere, ma non è mai uguale quando ci sono i jazzisti sul palco. Senti, io invece tornerò fra poco anche nel mio programma su Radio Monte Carlo e porterò veramente questa serata nel mio cuore, racconterò anche agli ascoltatori anche del mio programma e apprezzo moltissimo. Dopo il concerto che vi presento adesso c'è anche un altro giovane orchestra, perché è importante ed è molto difficile per i giovani musicisti del mondo del jazz a suonare, avere la possibilità di suonare, però voi potete anche aiutare andando proprio a sentirli suonare. Ci sarà The New Talents Jazz Orchestra, un'orchestra messa insieme dal direttore Mario Corvini, e suoneremo musica di Nat King Cole per voi dopo, così dopo avrò il piacere di cantare in inglese, non in italiano. Mi piacerebbe sentirmi in italiano, vero? Sono una frana proprio. Allora, forse siamo pronti. Ok, per favore, allora, amici dell'Aquila che sono venuti a trovarci questa sera, un applauso per Raffaele Gualazzi e il suo super guest Paolo Preso. Let him live. Did his dad let him live?
Che chiamo sul palco assieme a me Paolo Fresu. You don't know.
Did you love the love you had to lose? How could you know what love is? Flipped your heart and you have lost. You don't know what love is. Do you know how lost hearts feel? And how lips the taste of tea. Lose that taste for kissing. You don't know how hearts burn. Face each dawn with sleepless eyes. How could you know what love
that Dave Parkinson. You don't know how my heart's burned for love that cannot live and never die till you face each dawn with sleep. Completamente diverse una dall'altra, un po' sperimentali, un po' cantautorali, eccetera. Questa sera in questa sorta di jazz vocale, di lounge jazz, eravate magnifici. Grazie Raffaele, grazie. E grazie a te Paolo, rimani in zona perché fra un attimo torni. Allora, siamo arrivati quasi alla fine. C'è un'ultima big band da ascoltare e questo è il momento dei ringraziamenti, perché un sacco di gente. Voi siete un sacco di gente qui stasera, ma anche un sacco di gente ha contribuito a creare questo evento italiano, nell'Italia intera. Allora, in particolare però quello di questa sera, qui all'Aquila, il Jazz Italiano per Amatrice, promosso dal Ministero per i Beni Culturali e per il Turismo e dal Comune dell'Aquila dal Perdonanza 2016. Main sponsor, l'avete sentito prima, Filippo Sugar, la SIAE. Con ringraziamenti alle Poste Italiane, alla Nuova EMAI, al Fondo Etico Ricostruzione Capitale Cultura. Poi abbiamo avuto dei media partners, non andatevene via, non è finita, alzatevi in piedi se volete, ma non andate via, c'è ancora da divertirci, c'è ancora un quarto d'ora. Tenetevi stretti, non è così tardi, l'altro anno eravamo molto più tardi. Media partners, li ho citati prima, Radio 1, Radio 3, Isoradio, Rai 5, Radio 7 Line, Rai Cultura. E poi gli organizzatori, se mi raggiungono un attimo sul palco, vorrei che vedeste le loro facce, quella di Paolo Freso ormai l'avete imparata a memoria, quella di Ada Montellani pure, ma invece Gianni Pini non lo conoscete e lo vedete qui con me e forse vi ricordate, ma è un uomo prezioso per il jazz italiano, anche Luciano Linzi, che è il direttore della Casa del Jazz, oltre che direttore generale di Umbria Jazz, quindi un uomo che del jazz ha fatto veramente una missione. La big band sale dietro di me, Gianni, tu sei, forse, tu e Luciano siete i due che non hanno parlato questa sera. Allora, raccontami un attimo, perché Gianni è l'associazione E-Jazz, quindi l'associazione di tutti i festival. Sì, sono tutti i festival che si associano per realizzare progetti come questo, particolarmente riuscito, oltre 50 festival. Questo anche per ricordare ancora che in questo momento in altre 25 città italiane si stanno svolgendo manifestazioni tutte pienamente riuscite, con tante persone, sul nostro Facebook si stanno girando le foto che vengono da tutta Italia, è stata veramente una grandissima serata. Grazie a tutti gli artisti, ma anche, lo dico facendo il mio mestiere, grazie a tutti gli organizzatori, a tutti i festival che con grande piacere hanno contribuito al successo della scorsa edizione e anche di questa edizione del Jazz per l'Aquila. Per Amatrice, grazie a tutti. Poi abbiamo menzionato Ada, che è la presidente dei musicisti di jazz. Luciano, una parola su com'è andata a Roma? Perché voi siete qui, ma Roma è,
era in pista già da stamattina. Sì, 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 abbiamo cominciato questa mattina alle 11 con un caldo feroce, ma il pubblico è venuto numerosissimo e ci ha accompagnati sempre più numeroso, in crescendo. Abbiamo terminato alle 6:30 con oltre 2.000 persone, credo nel totale sono passate 3.000 persone per la Casa del Jazz, un grande risultato anche ottenuto appunto grazie alle altre città e agli altri organizzatori. Ci tengo a ringraziare particolarmente anche tutte le forze dei fonici che hanno svolto un fantastico lavoro sia qui all'Aquila come l'anno scorso e anche a Roma, tra l'altro sono tecnici di un'azienda abruzzese, un'azienda dell'Aquila che fa della qualità dell'eccellenza del proprio lavoro il proprio obiettivo, quindi grazie a loro. Io mi aggancio a questo per ringraziare tutti coloro che hanno, tutti i tecnici, tutto lo staff, tutti i volontari, la protezione civile, insomma se sto dimenticando qualcuno scusatemi, tutti coloro che hanno contribuito a rendere questo evento di questa sera credo veramente una bellissima serata. Vi ricordo ancora che potete fare le vostre donazioni, anzi vi ringraziamo perché sicuramente moltissimi di voi le hanno fatte. Vi ricordo il libro, 25 euro, ma è un piccolo gioiellino, ne vale veramente la pena. E a questo punto vi ringrazio, ringrazio Luciano, Paolo Fresu. Questo uomo merita veramente un ultimo grande applauso. Gianni Pini, Ada Montellarico, ci leviamo tutti di mezzo perché si sta per andare verso la gran chiusura. Come vedete si è sistemata una big band dietro di me, la New Talent Jazz Orchestra, guidata da Mario Corvini. Mario è un trombonista, infatti vedete, no, non è un caso che c'è una sezione, c'è una tripla sezione fiati dietro di me. Loro sono dei... Mario, sei qui in giro? Mario Corvini, vieni qua un attimo, presentali perché so che non ci sarà poi tempo per farle. Tu sei figlio d'arte, vero? Al Corvin era papà, che era un trombettista jazz famoso ai suoi tempi. Allora, due parole per introdurre questa orchestra che so che tu hai creato con gente uscita dal conservatorio, giovani musicisti, insomma c'è stata un po' una ricerca particolare per metterli tutti insieme. Sì, una ricerca abbastanza scrupolosa, insomma. E sono tutti ragazzi giovani, con un'età media di intorno ai 25-26 anni, tutti quanti con un retaggio conservatorio, insomma, e anche scuole diciamo, delle città, delle varie città d'Italia. Insomma. Sono bravissimi, si chiamano Aiutare in Jazz Orchestra, sono appassionati, volenterosi, grandissimi. Come devono essere i musicisti di jazz? Avete fatto anche un disco, vero? Sì, è uscito per la Parco della Musica Records, ex tempora, con Daniele Tittarelli, che insomma disponibile sia il disco che Daniele. Ok, vatti a preparare, io vorrei solo fare un saluto particolare a questi tre signori, lui, che sono venuti a ritirare il premio. Questo è il momento di mollare l'emozione e di mettersi a suonare, come diceva il poeta una volta. Ci proviamo. Dai, è ovvio che ci provate. Sarà sicuramente una gran serata per tutti voi. Non so se siamo pronti o no, ma vi devo dire un'ultima cosa. Intanto che vi ringrazio davvero, vi ringrazio a nome di tutti coloro che hanno lavorato per noi. Grazie, grazie davvero, grazie Aquila, ci avete un cuore grande così, davvero. Aquilani e tutti coloro che vengono a mostrare il loro cuore all'Aquila. Grazie da parte mia, io vado via perché lascio il palco a un signore che ormai avete visto parecchie volte qui sul palco questa sera, nella sua veste di cantante di jazz, Nick the Nightfly con la New Talent Orchestra. Abbiamo la musica per voi di Nat King Cole, alcuni bellissimi standards da parte sua. Maestro! Take the moon.
Standing over a cobbled sea, but a woodman make believe if you believe me. Yes, it's only a canvas sky hanging over a muslin tree, but a woodman make believe if you believe me. Without your love, it's a honky-tonk parade. Without your love, it's a melody played in a penny arcade. It's autumn daily world, just as phony as it can be. But would they make believe if you believe in me? Si chiama Almost Like Being in Love e racconta, c'è anche il testo, è bellissimo, che bella giornata è stato questo, mi sento benissimo, è quasi come se fossi innamorato, c'è un sorriso sulla mia faccia, per tutta la razza umana è come essere innamorato. Questo vorrei dedicarlo a tutti voi, le vostre bellissime facce che guardo da quando sono su questo palco stasera, grazie mille. Almost Like Being in Love. Almost like being in love. There's a smile on the face of a whole human race. Why it's almost like being in love. There's a music of life seems to be like a bell that is ringing. That I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. Why it's almost like being in love. It's been. Seems to be like the bell that is ringing just for me. And all the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I would.
said someone's like being, oh baby, in love. Grazie, grazie Miri. Adesso un altro pezzo molto divertente di... E questo fu, fra l'altro, il primo pezzo mai scritto da Nat King Cole, e grazie al successo di questa canzone che lo scrisse, avete presente a Los Angeles c'è un palazzo rotondo molto famoso, si chiama The Capitol Building, dove è registrato Sinatra un sacco di suoi dischi importanti. Allora, grazie al successo di questo pezzo, questo palazzo fu completato. Ed è una canzone che lui ha scritto perché, dietro una, come si chiama, una fiaba folcloristica di suo papà. E racconta la storia di una poiana che passa per le campagne e quando ha fame scende giù e dice al coniglietto: vuoi fare un giro e vedere il mondo dall'alto? E il coniglio dice: sì, che bello. Partono a un certo punto. La poiana mangia il coniglio e c'è una scimmietta che sta guardando questa storia qua. Poiana scende e dice: la scimmia, puoi fare un giro? La poiana, la scimmia: sì, come no, assolutamente. La scimmia, vi sto traducendo il testo, la scimmia salta sulle spalle della poiana, la poiana parte, solo che la scimmia c'è una coda molto lunga, la mette intorno al collo della poiana e dice: adesso bella, prova a mangiarmi adesso, mentre gli tira il collo. Va bene, straighten up and fly. What's the use of jiving? You better
numbers fly right. Cool down, Papa, don't you blow your tongue. Fly right. Yeah, the New Talent Jazz Orchestra. Questi ragazzi sono giovanissimi, forse la più grande ha 55 anni. No, 25-26 anni la media. Ed è una cosa bellissima. Adesso vorrei interpretarvi un bellissimo standard con l'orchestra scritto da Eden Abnes, che era uno dei primi hippie della storia un po', ed era un personaggio bellissimo. E questa canzone che lui ha scritto è diventata un standard importante, si chiama Nature Boy, e possiamo tradurla in italiano come il ragazzo della natura. La canzone parla di amore, ma un amore universale per tutte le cose. Nature Boy. Strange and gentle boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea, over the little shire and sad of eye, but very. A magic day he passed my way, and as we spoke of many things, those fools and kings, this he said to me, that the greatest thing that you will ever learn just to love and be loved in a return. There was a boy, a very strange enchanted boy. They say he wandered very far, very far, over land and sea, just a little shy. But he was sad about it. Very wise was he. And then one day, a magic day he passed my way, asking for the many things. This he said to me, that the greatest thing that you will ever learn is just to love and be loved in return. The greatest thing.
very strange enchanter boy. You say you wander very far, very far, over land and sea, and never shy. But he will stand by, very wise. My way, and as he told many things, fools and kings, this he said to me, I'm the greatest man that you will ever have, just to love and be loved, and return to be loved. Oh, that's the greatest man, to be loved, to be loved. Jazz Orchestra, please guys, stand up. Grazie mille, ancora a tutti. Buonanotte. E grazie per quello che avete fatto anche voi questa sera per noi, per tutti, davvero. Per tutti. Buonanotte e buona vita. Bye bye.